Amici, se amate questo canale ha bisogno di voi. Se ci tieni, sostieni. È l'hashtag che ho creato per spiegarvi quanto è importante il sostegno per chi fa questa attività. Ci sono due modi per diventare sostenitori attivi del canale Enrico Silvestri in TV. Lo puoi fare attraverso un abbonamento insieme a Patreon, dove il tutto ti costa $1 al mese. Quindi praticamente mi offrite un caffè al mese e diventate sostenitori attivi. Altrimenti c'è la donazione libera e questo si può fare spontaneamente su PayPal. Questo è l'indirizzo. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra enorme generosità. Volgar, non capisco se... C'è qualcosa che... Se sei te... No, non so, non... No, cioè, non è mai... Bello, fai qualcosa. Non è mai stato così. Ho capito, però... Cioè, normalmente è sempre... È un privilegio a me dedicato, bene, sono contento. Bella questa cosa, Volgar, la prossima volta mi metterò una cerata addosso. Sì, beh, sarebbe bene. D'altronde sei il mago della sbruzzunia, fai certo. Sbruzzare anche il cielo, caro Paolo. Va bene, andiamo avanti. Allora. Bene, siamo molto contenti quest'oggi. Innanzitutto perché questa White Fly Week sta veramente andando alla grande, nonostante c'è anche un certo maleodore qui, ma sta andando veramente alla grande. Diverte, piace e siamo estremamente felici. E allora oggi, visto che abbiamo parlato dei camaleonti della musica e non è la prima volta che affrontiamo degli artisti canadesi. Beh sì, che abbiamo apprezzato tantissimo nel caso dei Nickelback. Ma io dico, se i Nickelback fanno gli imitatori e anche questi fanno gli imitatori, non è che in Canada c'è un problema di imitatori? Sono tutti imitatori. C'è un problema, c'è un virtuosismo. Sono tutti Gigi Sabagi, come diceva il nostro amico Antonello. Lui lo diceva così, lo ricordiamo tutti quanti. Secondo se ne occupa mia zia Antonello. Ce lo ricordiamo sempre con tanto affetto. E allora quest'oggi andiamo ad affrontare i Sum 41. Tu conosci Sum 41 bene, l'abbiamo visti a Firenze. No, l'abbiamo sfiorati. Sì, sfiorati. A Firenze, modo di dire. Perché veramente sì. Non quelli... è che ci interessava particolarmente, suonavano prima dei Cure. Quindi... Hanno un po' disturbato la nostra chiacchiera. Esatto, diciamo. Sì, ci sta sto rumore di fondo. Che davano un po' fastidio. Io l'ho anche avuti a Supersonic tanti anni fa, però questa canzone in particolare non la conosco. La canzone si chiama Pieces. Io conosco Still Waiting, conosco altre canzoni più importanti, cioè tipo In Too Deep, Fat Lip, queste canzoni qui, The Hell Song, conosco. Sì, tutte cose che hanno lasciato il segno. Questa non... sì, nel senso... Allora, una ha lasciato veramente il segno perché se loro sono degli imitatori, tu mi devi spiegare perché Neck ha rubato para Still Waiting, cioè... Rubare a casa dei ladri, caro Polgar. Ma questo sei sicuro che è stato Neck che ha rubato? Da un punto di vista cronologico. Cronologicamente Neck ha rubato, ma anche clamorosamente. Vabbè, sono cose... Si è ispirato liberamente. Sì, certo, assolutamente, così come Zucchero si è ispirato liberamente nei tre quarti della sua discografia. Allora, caro Polgar, siamo pronti per l'ascolto di questa splendida canzoncina. Il testo ce l'abbiamo, siamo fantastici, siamo pronti, soprattutto loro sono Sum 41, la canzone è Pieces. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be senti qualcosa. Easy, but no one believes me. I'm meant to all the things I Blink, said. Sicuro. If you believe it's in my soul, è male. I'd say all the words that I know. Just to I'm better off on my own. Volgar, vuoi dire qualcosa? A me piace fino adesso, non è male. Sì, insomma. È un po'... È...
c'è quel certo è un meccano, praticamente prende i pezzi di tutti, li mette insieme in un certo modo. Abbiamo capito che hanno preso, cioè, questo meccano. No. Allora, i Blink sicuramente l'hanno preso, però c'è anche altro, c'è qualcos'altro. In quest'ultimo pezzo c'è una, non mi viene, però c'è quel certo non so che de non lo so, ma che ho già sentito. La puoi cantare anche se non la conosci. Esatto. Oasis. No. Qua. Beh, qua è Green Day pieno, eh. Cos'è questo? Questo è Green Day. Questo è proprio Green Day pieno. Questo è... vabbè, Boulevard of Broken Dreams. Io non ci credo, cioè non... It just wasn't worth it. Nothing could ever be so wrong. It's hard to believe me. It never gets easy. I guess I knew that all along. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know just to see. Finita così. Ah, ci hanno messo anche la schitarata finale. Certo, beh, serve sempre. Ma è, allora, tu, ragazzi, pensa, tu pensa un artista del genere, cioè un gruppo del genere che fa passare il tempo ai propri fans, chi sì. ascolta, adesso pensando da chi hanno preso per fare questa canzone. Perché, cioè, ti viene in mente immediatamente, a meno che tu non abbia ascoltato nulla. Adesso sai come si sente un fan di Zucchero. Esatto, esattamente. Quello. Beh, vabbè, sono molto, non lo sono, quindi ecco, è un'esperienza nuova. Grazie. È chiaro. E... ma è... oh. Però la canzone... due minuti e quanto? Tre minuti, di acqua fresca. Però di acqua fresca che mi ha refrigerato. È mi passata ha così. Dissetato. Cioè è passata proprio liscia. Cioè abituato liscia a quell'acqua che... sì, che... che tu sei uso fare sbruzzare dal vabbè, cielo. Ok. Però qui, insomma, mi è... non lo so. È vero, ho passato tre minuti a cercare di capire tutti quanti i pezzi. E già questo comunque è un merito, secondo vero, me. Vero. Perché comunque poi alla fine... è musica interattiva la loro, sì, quella esatto. di Sun 41. Se ti si accendono le lucine. Sì, esatto. Ah, questo è questo. È un po' tipo Sarabanda. La so. Praticamente loro hanno fatto una canzone, sono tre minuti di Sarabanda senza papi, praticamente. Questo è un po' lo spirito. Però, ma sai che facciamo, Porga? Te lo dico io, vai. Che facciamo? Sì. I voti di Gabriele Polgar. Scusate. No, no, prego, no, puoi anche scatarrare. No, no, loro hanno schitarrato alla fine, tu puoi scatarrare sì, invece adesso. È vuoto, vabbè. Ok, e allora? Pazienza che ci vuole. Il voto. Il voto, il beh, voto. Siamo proprio arrivati a questo. Diciamo anche i voti addirittura, ma visto che tu non credo sia... Allora, visto che mi fa divertire questa cosa... Che cosa? Questa cosa è andare a pensare da chi hanno preso quel singolo, quel frammento. Sì. Io gli do un 6. Perché è prodotta ecco. bene e mi diverte il fatto che sono palesemente dei camaleonti che si adattano e copiano. Come sei tiepido. E quindi, dai, io gli do un 6. Un 6. Perché poi comunque è fatto bene, è prodotta bene. Vero, pure è prodotta bene questa c'è canzone. C'è un bel suono, è molto equilibrato. Chi Cribbiola ha prodotta questa canzoncina? Vediamo se ci sono dei crediti. Non posso dire cose troppo negative, a parte il fatto che non è una canzone originale. Addirittura c'è chi dice una delle più grandi canzoni di sempre. Pazzesco, ma è pazzesco. Vabbè, ma la gente ragazzi. Fa anche uso di sostanze, però... è assolutamente pazzesco. Pare che il testo di questa canzone sia invece sull'alcolismo, però non ho trovato... Okay. Written by...
Greg Norrie e Derek Whibley. Ma saranno parte della band, non so. No, secondo me sono parte di un'altra band. Sì, sono esatto, quelli che realmente sono i credits, no? Quelli, okay. Sono quelli che realmente hanno scritto questa canzone e quindi loro, dopo aver perso la causa in tribunale, hanno dovuto mettere per forza gli autori reali delle. Però quindi tu hai un 6, poi. Io do un 6, sì. Grande gentilezza da parte tua. Sì, vado? Buono. Vai. Vado. Vai. Ora i voti di Enrico Silvestrini. Un po' tardi, cioè un pizzico, sì, anticipa un pochettino, allora, poi dai, troverai il tempo secondo me alla fine. Sum 41, Pieces. Questa canzone non è affatto male per essere una canzone di altri. Cioè è una bella cover secondo me, è prodotta bene, è scritta bene. È una bella covers. Una bella perché covers. Sono tante canzoni messe dentro. Esattamente, credo proprio di sì. L'hai detta nel miglior modo possibile. Ciò nonostante, cara ti amo, è una bella canzone. Cioè, ha una bellissima melodia. Cioè, io me la ricordo. I try to be perfect, cioè, ma la impari subito. Cioè, io la prima volta la sentivo col testo davanti, la cantavo. Makes me real. E poi è bello il ritornello, bellissimo il ritornello, no, veramente bello. Ma c'è un bel tiro, dai. Cioè, cioè mi conferma quanto pensavo dei Sum 41, che pur essendo i camaleonti ed essendo dei coverari non dichiarati, hanno però una bella capacità di scrivere melodie, perché Still Waiting e tutte le altre loro canzoncine simpatiche, tipo per esempio In Too Deep o Fat Lip, però tutte canzoni che palesemente copiavano da altro, ma fatte bene, erano delle perfette canzoni pop. Ci sanno fare. Sì, ci sanno fare. Nel senso, c'è modo e modo di copiare. Certo. C'erano quelli che a scuola ti copiavano il tema preciso e poi c'erano quelli che copiandoti il tema ci mettevano quel pizzico in più. E non ti facevano sgamare che gli avevi passato. Sì, oddio, tu avevi il sospetto feroce che ti avessero... Io non ero quello che passava, però. No. Io prendevo, quindi. Vai avanti. Grazie. E quindi non lo so, io penso di dare un voto più generoso a questa canzone. Oh, senti, rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino adesso, Nickelback, Limp Bizkit e Kid Rock, ma questa è manna dal cielo, altro che la pioggia che tu fai sbruzzare. Beh, dai, quella di Kid Rock era divertente. Era male in effetti. Però questa mi dà un qualcosa in più, anche perché vocalmente la preferisco. Innanzitutto il primo pezzo cantato realmente, no, pure quella dei Nickelback. Però i due canadesi sono quelli che cantano. I canadesi cantano, gli americani invece fanno perché i il rap non era ancora arrivato. Il Canada è arrivato. Secondo dopo. Me i Sum 41 ce l'hanno il pezzo rappato. Guarda che comunque In Too Deep, no, Fat Lip c'ha il rap in mezzo, eh. Guarda, loro non si sono fatti mancare assolutamente niente, caro Polgar. Ci sarà un pezzo anche alla Pausini. Secondo me pure, basta che andava prima in classifica, ci sarà una cover degli Acqua, secondo me. Quindi io do a questa canzone, dal titolo Pieces, un sonoro 7, caro Polgar. Voglio stupirti, un 7, perché, ribadisco, nonostante sia palesemente un patchwork di tante altre canzoni, è una canzone che mi piace, vorrei riascoltare. Poi ci lamentiamo sul sistema, che la gente si sul sistema scolastico italiano, chiaro, con i voti così di manica larga. È chiaro, però rispetto appunto alla scopiazzatura e basta, almeno questa è una scopiazzatura, ci ha messo qualcosa. No, di vabbè, sicuro. È una canzone. È una canzone fatta bene, dai. Poi soprattutto con la sua durata di 3 minuti non ha mai rischiato di appallarmi. Era bella fitta, c'era una bella canzone fitta. Sicuro? Sì, vabbè. A proposito di fitta... Però qui c'è proprio qualcosa da fare, ho capito, però tocca. Non è normale. Da quando ci sei tu, ma da quando ci sei tu, tutto il resto non c'è più, ricordiamolo. Certo. Infatti, l'acqua è azzurra ed è anche chiara in questo caso. Allora, amici, grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma solo per noi, non per voi. La vostra puntata sta per cominciare, perché dovete affollare la sezione commenti e dirci che cosa ne pensate di Pieces dei Sum 41. È una bella canzone? Da chi avranno copiato? Partecipate anche voi al Sarabanda, al Mega Quiz interattivo, e raccontateci, secondo voi, quali sono state le fonti di ispirazione dirette di questa canzone. E chiamiamola ispirazione. Libera ispirazione. Chiamiamola così, libera finché sono liberi, perché sì, tra un pochetto, secondo me, certo, se non hanno se li bevono. Ma finché tutto. Zucchero è libero, ragazzi, possono esserlo serenamente i Sum 41 alla fine di cosa si sono macchiati. Qualcuno ha mai copiato da Zucchero? No. Ma qualcuno ha copiato dai Sum 41. Ecco. Pazzesco. Se lo dici tu, io.
Pensa i Sam 41 che a un certo punto fanno causa a me. Cioè, appena volta vanno loro dalla... si siedono. Ragazzi, è meraviglioso tutto questo. Mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Spingete lo spingino. Spingete lo spingino, lo ha detto. Benissimo, e per il resto noi serenamente, placidamente e comodamente ci ritroveremo alla prossima puntata di Perfette Sconosciute, sempre che non ci raffreddiamo, perché no, continua veramente a essere una cosa brutta. Polgar, basta. Cioè, speriamo, via, che, basta, basta. Speriamo che migliori. Grazie, grazie, grazie. Dalle? Grazie. Dalle che? 2M. Ah, certo, le 2M, è vero. Infatti. Si sente? Mm. Poi c'è anche... Un brutto. Piove sul...